Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo nuovamente qui su Minecraft, signori, che facciamo il giro tondo sulla nostra barchetta. Allora signori, prima di partire con questo video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date a serie e al canale. Vi ricordo di iscrivervi sul canale perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno. Signori, io ci sto provando, con il mio contributo è quello di caricare video ogni giorno, spero nel vostro, ovvero quello di iscrivervi, di lasciare anche un bel like e un commentino tecnico-tattico al quale sono sempre pronto a rispondere. Detto questo signori, dopo il patatrac che è successo in questi 2 giorni con questi video, oggi riprendiamo la nostra avventura per cercare di tornare a casa. Allora, questo è il bottino che ci siamo portati a casa dall'esplorazione del monumento sottomarino. Ho preso anche della sabbia in un'isoletta qua vicino, nella quale ho dovuto anche ammazzare dei ragni e come potete vedere dall'occhio di ragno e dalle cordicelle. E abbiamo dei pesci che giustamente ci sono avanzati dai vari pescioloni che abbiamo ammazzato, e mi sono lasciato per fare in compagnia andare a esplorare questo cazzarola di monumento. Ok, vediamo un attimo cosa c'è in quella cesta, se c'è qualcosa di interessante. Dovrebbe esserci anche un blocco d'oro. Sì, eccolo là che ora cercheremo di prendere. Cosa c'è? Allora, ci sono delle pepite di ferro che ci possono interessare. Della selce, un blocco di ossidiana, stivaletti d'oro e stivaletti d'oro, tutte e due con atterraggio morbido 3. Ma me ne faccio qualcosa? Ma quasi quasi ti direi che mi porto tutto a casa, signori. Zitto, zitto, cacchio, cacchio, mi porto tutto a casa. Tanto, secchielli, dammeli. Sì, perché sì. Spostiamo tutto il bottino, così facciamo un attimino di spazio. Tutto quello che ho, okay, anche la mappa, che tanto non, al momento non ci servirà. Il blocco d'oro no, lascialo qua perché lo dobbiamo prendere l'altro. Sposta tutto, facciamo un po' di spazio. I secchielli portameli perché così vediamo anche di prendere. No, la selce proprio non mi serve. Dammi questo, l'accendino non mi serve, dammi le pepite di ferro e il blocco d'ossidiana non mi serve nemmeno, signori. Spostiamo anche questo nel nostro bellissimo. No, questo non me lo lascio qua, mi piace di più tenermelo qui vicino. Perfetto. Veloce, rapido e indolore. Ok, recuperiamo quel blocco di d'oro senza cadere e morire male. Ci riusciremo? Penso di sì. Non è una cosa molto complicata. Penso che dovremmo riuscire a farla. Chiudiamo la lavalì. Bisogna vedere se c'è il lavasotto, perché se c'è il lavasotto non abbiamo concluso niente. No, la lavasotto non c'è. E recuperiamo il nostro bellissimo blocchetto di d'oro. E siamo a 9 blocchi, signori. Allora, perché mi sono tenuto i secchielli vicino a me? Semplicemente per il fatto che voglio portarmi a casa altri pesci, signori. Ebbene sì, voglio portarmi altri pesci da poter mettere nel nostro bellissimo acquario. Quindi facciamo una cosa, mettiamo tutti qua i secchielli, facciamo retromarcia con la barchetta, riempiamoli per prima cosa tutti d'acqua, ok? E poi spostiamoci, signori, e vediamo se riusciamo a beccare altri pesciolini. Mi piacerebbe beccare magari dei pesciolini tropicali, magari qualcosa di più particolare, di più ganzo. Quello è un altro tempio sottomarino? Sì, quello è un altro tempio sottomarino. Lo andiamo a esplorare? Bello che se fossimo nella versione quella. Yuppie! Se fossimo nella versione 1.20. Se fosse una versione 1.20 potremmo. Mi sembra un pochino esagerato. Mi sembra un pochino esagerato. Qualcuno di questi ha il tridente? No, nessuno di questi ha il tridente. Quindi non mi servite. Non mi servite. Però se non sbaglio, qui dovrebbero esserci delle casse. Eccole lì. Bello così. Apri questa cassa. Un tubo di niente che non ci interessa. Dribbliamo questo drone. Velocemente andiamo a vedere l'altra cassa. Dai, dai, che l'ho vista qui. Dai, 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 rompi sto coso prima che arrivano quelli là. Ok, apri. Esca uno, me la porto a casa. Sinceramente, anche questo carbone mi può servire. Carbone, sì, carbone me lo porto a casa. Ok, mamma mia, che sono poco ospitali questi droni. Sono decisamente poco ospitali. E noi abbiamo decisamente finito l'ossigeno. Qui c'è un'altra cassa, riesco ad aprirla al volo? Riesco ad aprirla al volo?
un'altra cassa con un'altra esca con indistruttibilità. Mi piace. E penso non ci sia altro. Che problemi hanno? Mannaggia a voi. Fatemi tornare su. Mangiamo un pezzettino di carne. Sì. La mia barchetta sta di là. Bene. Un'esplorazione molto rapida che ci ha portato due canne interessanti. Due canne da pesca, specifichiamo. Due canne da pesca. Qui c'è il rave degli psicopatici che li lasceremo lì. È calata la notte, quindi io non vedo più se ci sono pesciolini in giro per il mondo. Bene, quindi aspettate, facciamo una cosa intelligente. Andiamo in un determinato punto, dormiamo. Ecco, tipo andiamo verso di là. Approdiamo in quell'isola, signori, approdiamo in quell'isola. Abbiamo il nostro bellissimo lettuccio. Dormiamo al volo. Quando dico al volo, intendo proprio al volo. Vai col letto, che secondo me non siamo neanche tanto distanti da casa, comunque. Ora, il letto è troppo distante, dai, ma fai due passi e cammina, mamma mia. Gli secca pure fare due passi. Ok, quella là no, quella la lasciamo lì. Recuperiamo il letto, recuperiamo la barca. E vediamo se riusciamo a vedere dei pesciolini così al volo, magari più particolari. Non penso, signori. Allora, abbiamo tanti secchielli, quindi diciamo che dei pesciolini dobbiamo portarceli a casa. Su questo non c'è dubbio. Aspettate, qua però l'oceano sta cambiando colore. Stiamo dove l'oceano ha un determinato colore. Ecco, mi sta più simpatico questo oceano di qua. Scendiamo e vediamo se troviamo dei pesciolini. Cazzarola, mi servono dei pesci, signori. De pesci. Accetto anche qualsiasi tipo di pesci. Non ci sono pesci. Il primo oceano senza pesci. Cazzo sono quelli? Salmoni. Ma posso sempre avere un acquario pieno di salmoni? Ma mi sembra normale. Riesco a prenderlo? No, me lo devi riempire d'acqua e ci devi mettere dentro il salmone. Ok. Signori, che vi devo dire? Salmoni tutta la vita. Non abbiamo altre possibilità. Salmone! Ok, mi piaceva di più i pesci tropicali e invece avremo un acquario pieno di salmoni e merluzzi. Salmoni e merluzzi per tutti. Lo riesci a prendere? Mannaggia. Pia sto merluzzo. Ok. Merluzzo. E pigliamone un altro. Dove stanno i merluzzi? Dammi un altro merluzzino. Dai, 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 zio, dai, zio, dai, zio. Dov'è? Mi spariscono così praticamente. Mi spariscono davanti agli occhi. La smettete di fare i sali e scendi, mannaggia a voi. Mi stanno facendo ammaraggiare. Ok. E l'obiettivo pesci l'abbiamo portato a casa. Zitti, zitti. Cavolo, cavolo. Abbiamo portato a casa l'obiettivo pesci. Ora abbiamo semplicemente l'obiettivo di tornarcene a casa, signori. Ok. Coordinate alla mano. Dobbiamo scendere con le X da quel lato e scendere anche con le Z. Le Z così aumentano vertiginosamente. Quindi, secondo un'antica leggenda, dovremo andare in questa direzione di qua. Ok, iniziamo a camminare, signori, verso un mondo migliore, verso un mondo diverso, verso nuovi obiettivi e nuova prosperità. Andiamo, andiamo, signori. La strada è lunga. Abbiamo. Cioè, dai, eravamo comunque a 1000 blocchi di distanza. Non si scherza, signori, non si scherza. Cose serie, cose serie. Andiamo in questa direzione e vediamo un attimino di riuscire a tornare a casa e a portare sano e salvo il nostro bottino di questa spedizione. Allora, le Z ci siamo quasi. Ci sono i delfini, signori, ma purtroppo i delfini non possiamo portarceli a casa. O meglio, potremmo, ma è complicatissimo. È complicatissimo, signori, è molto complicato. Allora, qui siamo arrivati alla terraferma, perfetto. Là siamo a 40, quindi se io vado di qua continuano a scendere, perfetto. Dobbiamo andare in questa direzione più o meno. Meno che più che meno. Ok, allora scendiamo dalla barca. Leviamo le coordinate che già mi stanno partendo gli occhi. Recuperiamo la barca e iniziamo a salire di qua. Troveremo una strada che ci riconduca a casa, signori. Anche perché senza una strada che ci riconduca a casa siamo un po' nella merda. Quindi, ok. Dai, comunque la spedizione. Sento una mucca. Una mucca. Oh, eccola qua. Che carina la mucca. Pensavo più complicata, signori, questa avventura alla ricerca della fortezza marina. Pensavo, me la ricordavo più complicata, però l'armatura in netherite fa tanto, signori. Ti dà proprio quella protezione di cui hai bisogno. Decisamente sì, decisamente sì. Allora, ora bisognerà andare alla scoperta della magione. Lì poi
Quello, lì ci saranno avversari un pochino più forti, secondo me, decisamente più forti, che affronteremo però, perché non abbiamo paura di niente e di nessuno, signori. Non abbiamo paura di niente e di nessuno, tranne di questi semini che rompono semplicemente le palle e li abbandoniamo lì dove capita. Andiamo con la barchetta verso nuove e meravigliose avventure. Immagino mi trovo i pesci tropicali qua. Smatto terribilmente se mi trovo i pesci tropicali qua. Ok. Questa dovrebbe essere la nostra palude, signori. Questa dovrebbe essere la nostra palude. Non la nostra. No! Quanto odio queste ninfee. Dai. Sì, rimettiti lì e non rompere le scatole. La barca l'abbiamo presa? Sì. Ok. Come detto, signori, questa dovrebbe essere la nostra palude, quindi andando in questa direzione, più o meno, metro più, metro meno, dovrebbe prima o poi apparirci il nostro, la nostra isola volante, signori. La nostra isola volante dovrebbe essere qui, da qualche parte in questa direzione. La troveremo? Penso di sì, se non mi si lagga tutto quanto il mondo, penso di sì. Ce la dovremmo fare. E giustamente sta caricando tutto l'ambaradan. In tutto questo, signori, noi non abbiamo minimamente, e ripeto, non abbiamo minimamente un lupo addomesticato da tenere a casa. Quello ci manca, signori, e questa è una pecca gravissima. È una pecca gravissima alla quale dovremo trovare una soluzione prima o poi, un giorno di questi, in qualche video, in uno dei prossimi video, andremo alla ricerca anche di un lupo da compagnia, di un lupo da compagnia, signori. Riusciremo, sì, non ci abbiamo ossa per tutta la mandria di lupi di tutta Minecraft praticamente, quindi dico, ah, guardate la nostra isola, ah, bellissima, bellissima, da dove cazzo ne siamo arrivati? Ma noi non siamo partiti dall'altro lato, in quella direzione, com'è che siamo? Vabbè, non facciamoci domande, signori, non perdiamoci in questo mondo di chiacchiere. Saliamo velocemente. Facciamo un rapido calcolo di tutto il bottino che siamo portati, che è sempre lo stesso, anche, è uguale a quello che abbiamo visto prima, però facciamo scena, signori, facciamo scena. Andiamo verso casa, che c'ho voglia finalmente di starmene a casa un pochino. Anzi, questo video lo concludiamo così. Lo concludiamo andando a liberare i pesciolini che abbiamo portato in più per il nostro acquario. E saliamo da questa parte, signori, perché voglio liberare quella tartaruga. Mi sta troppo sulle palle questa tartaruga che sta lì ferma e non fa nulla. Quindi facciamo così, perfetto. Facciamo così, perfetto. Eliminiamo. Allora, intanto, se io faccio così, a te ti spingo. Oh, perfetto. Te devi levare. Oh, perfetto. Abbiamo liberato la tartaruga, signori. Abbiamo liberato la tartaruga. Ora è finalmente libera di nuotare con la sua amichetta. Felice, felice. Liberiamo anche i pesci. Pesce 1. Ok. E il primo merluzzo è andato. Dai col primo salmone. E anche l'altro salmone è andato. Dagli. Ok, con l'altro salmone. E dagli con l'altro merluzzo. Dai, dai, ora sta diventando bello popoloso il nostro acquario. Il nostro acquario sta diventando bello popoloso. Allora, qui avevo messo il doppio blocco. Va bene, fa nulla, non fa nulla. Recuperiamo sempre tutto, uno qui e uno qui. Perfetto. Di qua scendiamo. Sì, allora le tartarughe sono libere. E l'acquario adesso, signori, dai, adesso sembra un acquario. Adesso decisamente sembra un acquario per la quantità di pesce che ci sono qua dentro. Peccato che i tropicali sono in minoranza e se ne stanno qua nell'angoletto tutti impauriti. Va bene, signori, detto questo, io mi fermo qui per questo video. Off camera mi sistemo tutto quanto il lambaradan delle cose che ci siamo portati a casa. Vedo di dare un attimo una sistemata. Dopodiché, domani, signori, ci organizziamo e partiamo per la ricerca della magione. Detto questo, signori, io vi ringrazio per questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella, raga, ciao.